Ritrovati, buonasera con l'informazione di VCO Notizie. In apertura le elezioni in corso, lo sapete, si vota fino alle 23 di questa sera, le urne si sono aperte alle 7, si vota per il rinnovo del Parlamento europeo ma anche per la regione e molti comuni della nostra zona. Vediamo. I seggi hanno riaperto alle 7 di stamane e rimarranno aperti fino alle 23 di questa sera. A livello piemontese l'affluenza alle urne è in linea con la tendenza nazionale, anzi poco oltre, a fronte del 25,1% degli italiani che a mezzogiorno ha esercitato il diritto di voto. In Piemonte alla stessa ora per l'Europea ha votato il 29,94% degli aventi diritti. Nel Verbano Cusio-Ossola la percentuale è scesa poco sotto, attestandosi a quota 29,24%. Meglio della VCO Novara che alle 12 ha fatto registrare il 30,99%. Il Piemonte è poi l'unica regione che vota anche per il rinnovo del parlamentino subalpino e per l'elezione del governatore che dovrà governare il Piemonte per i prossimi 5 anni. A livello complessivo i votanti a metà mattinata sono stati il 29,24% di chi ne ha diritto, in calo nella VCO dove a mezzogiorno solo il 28,52% degli elettori si è recato alle urne. Anche qui ha fatto meglio Novara che si è attestata attorno quota 30,38%. Nel VCO i comuni chiamati al rinnovo amministrativo sono 54, tra questi figura il capoluogo di provincia, così alle 12 a Verbania ha votato appena il 32% degli elettori. Una curiosità tra i comuni al voto ieri e oggi per l'elezione del nuovo sindaco: c'era anche il comune di Massino Visconti nel Vergante. Qui alle 12 la percentuale dei votanti si è attestata sopra il 40% e quindi Vilmo Pescara è il primo sindaco eletto proprio perché è stata superata la soglia imposta dalla normativa elettorale. Ora invece le immagini di quella che è stata la festa per la cerimonia di inaugurazione del nuovo pulmino della Wildm, Wildm che esattamente un anno fa era stata derubata del suo mezzo. È passato un anno da quella sera, eravamo alla fine maggio del 2023, quando alcuni balordi entrarono qui dentro nella sede della Wildm di Omegna e rubarono un furgoncino, un pulmino vecchio ma importantissimo però per i volontari, per il trasporto delle persone disabili, per le persone malate. C'è stato sconcerto come era prevedibile, c'è stata anche molta arrabbiatura per la verità, però c'è stata anche una grande gara di solidarietà straordinaria. Adesso, a un anno di distanza, questa mattina, domenica mattina, c'è stata questa grande festa perché la solidarietà della gente e la generosità si è espressa nella maniera più straordinaria. Gente, ci diceva Andrea Vigna, che veniva qui con i 10 euro, i 20 euro e poi sono stati anche dei grossi sponsor, dei grossi mecenati che hanno voluto dare il loro contributo. L'Aves di Stresa, Pediacopo 24 e Lions Club di Omegna, la fondazione comunitaria del VCO. Ecco, per cui questo momento anche un po' di gioia. Questo è il pulmino che è stato acquistato e che è stato inaugurato oggi. Può avere 9 posti, compresi 4 posti che invece sono adibiti per le carrozzine elettriche, uno strumento indispensabile, non solamente importante per la Wildm, che oltretutto lo vogliamo anche ricordare, abbraccia un territorio che non è solamente quello di VCO ma anche di una buona parte del Novarese. Un momento davvero importante di gioia con una grande partecipazione di persone questa mattina a Cireggio. Oggi è una giornata di festa, che devo ringraziare tutti, ma veramente tutti, e questo fa un grande piacere che mi riempie il cuore. E tra l'altro questa mattina abbiamo avuto anche delle belle notizie, voi non vi fermate a questo ma avete altri progetti e altre iniziative. Sì, allora non ci fermiamo mai, perché non dobbiamo mai fermarci, non è mai un punto di arrivo in un'associazione, mai. Noi dobbiamo sempre continuare a migliorare. Migliorare cosa significa? Capire le criticità delle persone che hanno delle difficoltà, difficoltà che posso dire malattie rare, malattie genetiche, distrofie muscolari e quant'altro, ma anche persone che rimangono sole. Quindi abbiamo il pensiero, ma questo già da qualche anno che ce l'abbiamo, il pensiero e la progettualità di cercare di trovare delle strutture, magari anche strutture che adesso sono ferme, strutture della regione, della provincia, dei comuni, magari anche dei lasciti che ce li lasciano, che noi li sistemeremo
con la forza di tutto, come è stato stamattina, con la forza delle fondazioni, delle altre associazioni, possiamo risistemarle e darle proprio in mano a queste persone di cui ne hanno bisogno, che rimangono soli. Questo è già un punto che vogliamo fare noi come progettualità. La Fondazione ha dato un contributo davvero importante, ma non solo dal punto di vista economico, perché ha fatto un po' da collante. Il compito forse principale della Fondazione è proprio quello di mettere attorno a un tavolo, attorno a un bel progetto, le forze migliori del nostro territorio, della nostra comunità, per raggiungere quei risultati che divisi non raggiungeremmo mai. Quindi abbiamo messo una parte significativa delle nostre risorse e anche attraverso i nostri fondi, ma soprattutto abbiamo fatto questo lavoro di regia. Soprattutto perché abbiamo creduto nella bontà di questo progetto, di questa associazione, e quindi siamo soddisfatti del risultato ottenuto. La parola che oggi è girata più di tutte è stata la parola grazie, ma il grazie che forse dovremmo dire noi a lui, come ha fatto Pediacop, Fabrizio. Ma difatti per noi oggi è aver ricevuto un dono, paradossalmente è esattamente l'opposto di quello che si pensa. Noi abbiamo ricevuto in dono la possibilità di partecipare a questa colletta per dare questo furto pulmino all'associazione, e siamo veramente onorati e felici di essere qua. Ci siamo attivati prima con un contributo e poi proprio per sensibilizzare i nostri soci e altri a sostenere l'acquisto di un nuovo pulmino. Andrea Vigna ha ricevuto a dicembre un riconoscimento dal Lion distrettuale proprio perché con l'associazione è sempre al servizio degli altri. Quando c'è bisogno, lui e la WIN c'è, e quindi non potevamo mancare noi in questa occasione. Ora in montagna, lungo la parete del Monte Rosa, per raccontarvi di lavori che partiranno al bivacco Marinelli. Il bivacco Damiano Marinelli di Macugnaga, a 3036 metri sull'omonimo crestone della parete est del Monte Rosa, nel VCO, subirà un intervento di rinnovamento tecnologico che ne consentirà l'accesso anche nella stagione invernale e primaverile. Il consiglio direttivo della sezione milanese del CAI, proprietario del bivacco, costruito nel 1886, ha approvato la proposta avanzata nei mesi scorsi dall'associazione Effetto Albedo, d'intesa con il comune di Macugnaga, CAI Milano, CAI Macugnaga, Guide Alpine Macugnaga, Soccorso Alpino Macugnaga e Club dei 4000 Macugnaga. L'auspicio è di concludere i lavori, del costo stimato di circa 70.000 euro, entro il 2026. Parte dei fondi sarà raccolta in crowdfunding. Via libera dal CAI di Milano anche la cointestazione del bivacco a Flavio Migliavacca, snowboard alpinista novarese e fondatore di Effetto Albedo, morto il 28 maggio 2021 dopo aver portato a termine la discesa dalla punta Nord End, risalita in stile alpino dopo una sosta proprio al Marinelli. Per ricordare Migliavacca e promuovere la raccolta fondi, nei prossimi giorni verrà apposta una targa al monumento ai caduti sulla parete est del Monte Rosa di Macugnaga. Come ogni domenica, ampia pagina allo sport, a quella che è l'informazione sportiva. Allora partiamo dal calcio. Ecco quanto successo tra Briga e Monregale nella finale playoff di promozione. Il Briga vede l'eccellenza, la vittoria nella finalissima playoff in rimonta 2-1 a Romagnano Sesia contro il Monregale. Vale davvero tantissimo per la squadra del presidente Ottone, prima avente diritto in caso di ripescaggi e in caso di vittoria del Fossano nel playoff con il Ciliverghe, la promozione sarebbe automatica, così come in caso di fusione di cui si parla tra RG Ticino e Pronovara. La partita eppure si era messa male per i padroni di casa al quinto innefatto, subito sotto lancio da metà campo, uscita non perfetta di Capetta, salvataggio dello stesso portiere ma poi deviazione sfortunatissima di Bianchi per lo 0-1 al 14esimo, uscita invece di Cera su Tuveri, brivido per gli ospiti al 19esimo, cross di Usei, grande stacco di Tuveri, la palla va a lambire il palo, al 20esimo ci prova Balossini con una conclusione fuori misura, al 22esimo l'occasione per lo 0-2 della formazione cuneese, clamorosa occasione fallita prima da Comino e poi da Mancini.
Magnino, la traversa salva il Briga. Da qui in avanti gli ospiti non saranno più pericolosi ed è un dominio della Briga. Al 29esimo destro di Tuveri che termina a lato al 31esimo. Il gol dell'1-1 è cosa fatta. Cross dalla destra di Usei, palla sul secondo palo, facile per Martone mettere dentro il gol dell'1-1. Nella ripresa al 13esimo punizione di Usei, deviazione vincente di Bianchi, 2-1 il gol che decide la contesa, anche perché il Moregale non si rende mai pericoloso. Al 18esimo c'è una progressione di Tuveri con la palla per Usei, la respinta di pugni di Cera, dopo 6 minuti di recupero, un po' di tensione con qualche colpo proibito, finisce con la festa del Briga. Stiamo a parlare di motori perché sale l'attesa per il 60esimo rally delle Valli Ossolane, allora tutte le novità e vi faremo sentire anche la voce di alcuni protagonisti dell'oggi ma anche del passato. Mancano meno di 7 giorni all'edizione numero 60 del rally delle Valli Ossolane, un'edizione che si preannuncia davvero imperdibile per onorare al meglio questo importante anniversario. La gara partirà nel pomeriggio di sabato da Malesco. Alle 16.17 la prova speciale di Dronio, una prova spettacolo breve ma decisamente impegnativa. La seconda speciale si correrà invece a Fomarco, con partenza della prima autovettura alle ore 17.06. La prima giornata di gare si concluderà all'Alpe Lusentino al termine della prova speciale Domobianca 365. Dopo il parco chiuso di Domodossola, le prove speciali della domenica, giornate in cui si disputeranno, ognuna con due passaggi, tre classiche del Valli Ossolane: la Crodo Mozio, la Monte Crestese e la Cannobina. Un campo partenti davvero di tutto rispetto per questa 60esima edizione che conterà ben 158 iscritti. Al via con il numero 1 e 2, due vetture da mondiale, le Citroen C3 VRC Plus di Sabatini Parisi e Zanazio Beltrame. Con il numero 3 il grande ritorno di Franco Uzzeni con Dario Missori, mentre con il numero 4 la coppia Margaroli-Minazzi. Al via con il numero 5 uno dei favoriti d'obbligo, Davide Caffoni, che insieme a Mauro Grossi punta alla conquista di quello che sarebbe il suo nono Valli Ossolane. Ascoltiamo allora le sensazioni di alcuni dei protagonisti locali del rally, partendo proprio da colui che, insieme a Franco Uzzeni, detiene il record di vittorie in questa storica manifestazione. Quest'anno cerchiamo di far bene, riuscire magari a portare a casa il nono, quindi per noi, per me è un traguardo immenso, anche perché non avrei mai pensato di vincere un Valli Ossolane, quindi dalla prima volta arrivare adesso, insomma, 8 vittorie sono volate, perché effettivamente sembra ieri, però adesso sì, non vediamo l'ora di riuscire a far bene e portare a casa la nona vittoria, sperando di portarla a casa, perché insomma l'imprevisto c'è sempre. Quindi vedremo un po', cercheremo di battagliare con gli avversari e insomma non sarà facile sicuramente. Quest'anno è il mio 30esimo, perciò diciamo che qualche edizione l'ho fatta, fin troppe forse. Dal tuo punto di vista qual è il segreto del Valli che ha sempre avuto in questi anni tantissimo successo e dei numeri partecipanti molto elevati? Ma sicuramente è sempre stata una bella gara, sentita dal pubblico, da tutti i piloti locali, e secondo me siamo veramente tanti, molti di più che rispetto a tante altre gare. E quest'anno è la mia 39esima edizione, è sempre emozionante fare il rally, perché il rally delle Valli Ossolane per tutti è un po' il mondialito, specialmente per noi ossolani è un po' il mondialito. In primo piano ora gli sport acquatici, importante successo per la cannobiese Beatrice Ravini Perelli, che la scorsa settimana in Polonia si è laureata campionessa europea di canottaggio nel quarto di coppia Under 19. Beatrice Ravini Perelli, oro con la maglia dell'Italia ai campionati europei di canottaggio Under 19 nel quattro di coppia. E innanzitutto complimenti Beatrice, e quali sono le tue emozioni nell'essere sul tetto d'Europa? Tra l'altro per te è la seconda volta. Beh sì, è la seconda volta, però è sempre un'emozione, insomma. È stato fantastico e soprattutto non si può descrivere un'emozione così grande. Vogliamo ricordare magari i nomi anche delle tue compagne di barca? Sì, assolutamente, è grazie a loro che abbiamo vinto anche, per cui Matilde Paoletti, che è della Canottieri Roma, Valentina Mascheroni della Canottieri Menaggio e Noemi De Vincenzi della Canottieri Nettuno di Trieste. E puoi raccontarci qualcosa a proposito della gara, come l'hai vissuta tu dall'interno?
Sì, ovviamente. Allora, la gara l'abbiamo fatta verso l'una e sono stata tutta la mattina in pensiero perché non vedevo l'ora di fare questa gara. Proprio volevo mostrare a tutti il nostro valore, ci credevo nel mio equipaggio e sapevo che sarebbe stata una bella gara. E quindi fin da subito ci siamo impegnate, abbiamo messo sempre dentro i remi insieme e non abbiamo mai mollato e da subito siamo state prime, era proprio eccitante stare prime, non volevamo assolutamente che gli altri ci recuperassero e così è stato alla fine, per cui no, molto bello, sono soddisfatta. E a chi dedichi questa vittoria? C'è qualcuno in particolare a cui vuoi appunto dedicare questo successo? Beh, questo successo sicuramente lo dedico alla mia famiglia che mi supporta sempre, ai miei amici, alla squadra dove mi alleno, alla Locarno e anche al Cerea, perché mi alleno sia in Svizzera sia a Torino, e al mio allenatore e a tutti coloro che credono in noi e che hanno sempre creduto in noi. E invece guardandoti indietro, com'è nata questa tua passione per il canottaggio? Beh, ho iniziato canottaggio circa 10 anni fa, grazie a mio fratello, perché lui l'aveva iniziato con un suo amico e poi mi sono aggregata anch'io perché lo seguivo dappertutto. E niente, mi è piaciuto fin da subito, ho trovato una buona compagnia, mi piaceva stare in acqua, all'aria aperta e quindi poi l'ho continuato. Per esempio, in quinta, prima media, così, facevo quattro sport, facevo pallavolo, canottaggio, mountain bike e sci. E solo che poi io ho deciso di continuare con il canottaggio perché all'inizio mi sembrava quello più meno faticoso e più bello, più appagante, ma poi forse non è quello meno faticoso, ma comunque è bellissimo. Beh, sicuramente si tratterà di una scelta azzeccata perché oltre a questi due ori europei di cui parlavamo, hai ottenuto lo scorso anno anche un argento mondiale, la vittoria, il risultato che ti ha regalato più emozioni e perché? Beh, la vittoria che mi ha regalato più emozioni è stata, penso, la prima vittoria dell'Europeo l'anno scorso. Quella è stata proprio incredibile, non ci potevo credere, era inaspettatissimo. E poi il mondiale, arrivare secondi, ma siamo arrivate seconde solo di 3 decimi dalla Germania. E è stata anche lì un'emozione pazzesca, ma cioè, siamo arrivate seconde, mentre questo europeo è stato bellissimo, ma non lo so, non è stato quanto emozionante quanto quello prima, ma comunque tanto entusiasmante, sì, ovvio. Il sogno nel cassetto? Beh, sogno nel cassetto è andare alle Olimpiadi. O in canottaggio di linea, o ancora meglio sarebbe anche in coastal, è molto divertente, sulle onde, sul mare. Una stagione fino ad ora ricca di soddisfazioni, anche quella della sezione verbanese di Phoenix Nuoto, andiamo a vedere. Mentre con l'apertura di una rinnovata area esterna è ormai iniziata la stagione estiva per le piscine comunali di Verbania, continuano senza sosta gli allenamenti della sezione verbanese di Phoenix Nuoto, protagonista fino ad ora di una stagione ricca di soddisfazioni. Tra i risultati di rilievo ottenuti più di recente, spicca il terzo posto all'11° trofeo Città di Vigevano. I momenti clou quasi sempre sono nelle individualità di alcuni atleti che possono dare il meglio. Come gruppo Phoenix, a livello di categoria, perché non teniamo in questo momento gli esordienti, abbiamo fatto bene quasi sempre in quasi tutte le gare. Nel gruppo di Verbania, sugli scudi deve mettere Beatrice Conti sui 50 rana e Ciumetti Luca nei 100 dorso. Per quanto riguarda invece i prossimi impegni? I prossimi impegni abbiamo il trofeo del Vittorino da Felte a Piacenza al prossimo weekend, sono gare sviluppate su sabato e domenica come giornate e siamo presenti tutta Phoenix anche lì. Ovviamente abbiamo i ragazzi che fanno gli esami di terza media e chi la maturità che saranno assenti o comunque non propriamente disponibili al 100%.
E poi noi a luglio, la prima settimana di luglio, andremo in Slovenia a Radovica, che è un meeting che abbiamo già fatto in passato e una bella manifestazione come esperienza per i ragazzi all'estero, soprattutto è una cosa importante e costruttiva. Beatrice, un argento al trofeo Città di Vigevano, raccontaci come hai vissuto dall'interno la gara e quanto appunto le tue emozioni, la tua soddisfazione. Beh, una gara bella perché comunque è una gara della nostra squadra e quindi eravamo tutti compagni, quindi è sempre molto bello fare le gare così tutti in compagnia e poi vincere comunque un argento, una medaglia a casa propria è sempre diverso, diciamo. E la gara in sé per sé com'è andata? Bene, bene, per quest'anno è un buon risultato. Sicuramente è stata una stagione abbastanza positiva, diciamo che lo studio influisce tanto quest'anno e nonostante tutto diciamo sono riuscita anche a riprendermi qualche soddisfazione, qualche piccolo risultato qua e là. Arianna invece in graduatoria per i campionati regionali, cosa ti aspetti da questo impegno? Sicuramente con la maturità è un po' difficile perché c'è anche lo studio e tutto, però sicuramente darò del mio meglio e cercherò di fare il meglio che posso. E la stagione fino a questo momento invece com'è andata? È andata abbastanza bene, ovviamente sempre per quanto riguarda la scuola e tutto, è difficile seguire tutti gli allenamenti, però la costanza è importante, quindi sicuramente quello ha fatto tanto. Tra i ragazzi protagonisti di una buona stagione anche Tommaso Morandi, che a breve sarà impegnato nei campionati italiani FIMP a Brescia. Gareggerò come Paola Varese e sarò presente in quella gara per fare molte gare perché siamo molto occupati in questo periodo di fine chiusura dell'anno e parteciperò poi anche a Sette Colli a Roma, in cui mi dedicherò a fare molto bene in modo da concludere la stagione al massimo delle mie possibilità e cercare di concludere con dei tempi ottimi. E cosa ti aspetti da questi campionati italiani? Dei grandi risultati, in questo periodo non sono molto in forma, però cerco di rimettermi sempre sulla strada giusta e cercare di recuperare il più velocemente possibile. E invece la stagione fino ad ora com'è andata? Finora molto bene, non sono riuscito a partecipare agli europei perché non sono riuscito a fare determinati tempi per accedervi, però sono contento comunque della come si sta svolgendo l'anno. E si è svolto invece nei giorni scorsi al Circolo Velico Canottieri Intra il Vela Day 2024, manifestazione sostenuta dalla Federazione Italiana Vela che si pone l'obiettivo di promuovere e di diffondere questo sport. Si è svolta nei giorni scorsi al Circolo Velico Canottieri Intra l'edizione 2024 del Vela Day. La manifestazione, sostenuta da Federazione Italiana Vela, ha l'obiettivo di promuovere lo sport velico con principi di educazione, rispetto e consapevolezza di poter sperimentare l'attività fisica con una disciplina sostenibile ed ecologica, a contatto con aria e acqua. Si tratta di un modo per consentire a chiunque lo desideri la possibilità di una breve uscita in barca a vela senza avere l'obbligo di iscrizioni a corsi o a circoli velici. Una giornata, insomma, di divertimento e scoperta aperta a tutte le età, a cui hanno partecipato oltre 60 iscritti, che hanno potuto vivere l'emozionante prima uscita in equipaggio. Per i più giovani è stata l'occasione per svolgere un po' di attività fisica e per sensibilizzare e sviluppare una maggiore abilità motoria, mentre i meno giovani hanno avuto la possibilità di condividere in compagnia l'esperienza del team di navigazione. L'accompagnamento in acqua del team istruttori del circolo velico e del personale con i mezzi di assistenza ha permesso di coordinare le attività in massima sicurezza, rendendo al tempo stesso possibile l'apprendimento delle nozioni e delle regole fondamentali che regolano lo sport, oltre che di alcune nozioni di meteorologia. Parliamo di corsa, si arricchisce di un'altra prestigiosa vittoria la stagione di Sport Project VCO. I giovani Cristian Piana e Pietro Ruga si sono laureati campioni di corsa in montagna staffetta nella categoria allievi. Cristian Piana, campione italiano di corsa in montagna staffetta, tu eri il secondo staffettista ad Arfo Boario. Cosa puoi raccontarci a proposito di questa gara? Come è andata, come l'hai vissuta tu e quali sono state le tue emozioni? Ma è stata sicuramente una bellissima esperienza, abbiamo vinto il titolo italiano staffetta, io e Pietro Ruga. È stata un'esperienza sicuramente molto importante per me perché sono potuto misurare in un percorso molto complicato, comunque con tratti in salita, anche molto pendente, altri in discesa, comunque non facili da gestire.
e sicuramente è stata una bella soddisfazione portare a casa questo titolo italiano e vincere questa staffetta insieme. Il primo a partire è stato Pietro, che mi ha passato il testimone in seconda posizione. Poi io in un primo tratto di salita sono riuscito a recuperare sul primo e poi ho gestito il resto della gara in solitaria, diciamo. Non è certo il tuo primo titolo quest'anno, altri due ne hai vinti, giusto? Sì, già uno a Cassino di Corsa Campestre a marzo e poi uno anche abbastanza recentemente, ai primi di maggio, sempre di corsa in montagna a Lanzada, sempre in Lombardia. E anche qui è stata sicuramente una bella soddisfazione, in cross abbiamo potuto vincere un titolo, comunque confrontandoci con tutte le altre squadre d'Italia, e sempre di cross comunque abbiamo portato a casa il titolo, classificandoci anche bene individualmente. Noi ci alleniamo 5 giorni alla settimana a Ornavasso, gli altri 2 giorni andiamo su allo stadio Curotti, che c'è il suo allenatore, io sono il vice di Severino Bernardini, e facciamo i lavori là in gruppo. Con i suoi compagni di squadra che hanno vinto quest'anno 3 titoli italiani. E lui è un ragazzo molto dotato e che promette bene. La nostra, diciamo, più grande soddisfazione in questo momento è proprio quello di essere riusciti a vincere questi titoli italiani con i nostri giovani, con i nostri ragazzi, quindi portare a casa 3 titoli italiani valorizzando i ragazzi del territorio. Adesso stiamo andando anche al quarto, quindi con i nostri allievi, e questa è la più grande soddisfazione che abbiamo. È veramente tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.